La biblioteca conserva tra i suoi fondi più importanti anche il fondo diplomatico, ossia un insieme di documenti su pergamena che riguarda la parte più antica della storia della nostra comunità. Il documento che osserveremo insieme oggi è una pergamena del 1315. La pergamena come materiale scrittorio è molto utilizzata nel Medioevo perché è robusta, elastica, flessibile, brucia difficilmente e si conserva per secoli. E infatti abbiamo ancora qui il documento del 1315, quindi che ha oltre 700 anni. Si tratta di un trattato di pace stipulato tra il comune di Parma e il comune di Borgo San Donnino, alla fine di una guerra che li vide impegnati per diversi anni. In età medievale le città sono divise generalmente tra città gravitanti nell'orbita dell'impero, quindi ghibelline, e città gravitanti nell'orbita del papato, quindi guelfe. In questo momento storico, 1315, la città di Parma è una città guelfa e fa il trattato di pace con Borgo San Donnino, che invece è una città ghibellina. I due podestà della città si ritrovano a firmare questo trattato di pace nella città di Verona. E qual è la cosa che ci piace dire oggi? Che il trattato e le trattative si svolgono con la mediazione niente meno che di Can Grande della Scala, signore di Verona, ma soprattutto grande protettore e mecenate di Dante Alighieri. Noi sappiamo che Dante Alighieri soggiornò a Verona presso Can Grande dal 1313 al 1318. Questo trattato è del 1315, quindi ci piace per un attimo pensare che magari lo stesso Dante poté assistere alle trattative per la pace tra Borgo San Donnino e Parma. Il trattato, tra l'altro, si rivelò favorevole a Borgo in quanto il comune di Parma dovette rimborsare tutte le spese della guerra. E in più venne riaperta la circolazione delle persone e delle merci tra i due comuni. Nella parte inferiore si vedono ancora benissimo i due signa tabellionis, cioè il timbro dei due notai, Nicola da Casale e Bonaventura da Santa Sofia, i quali stilarono il documento e ne sancirono la validità legale, che oggi ovviamente questo documento ha perso, assumendone però un importantissimo valore storico-culturale. Il secondo documento che abbiamo estratto oggi per voi dal fondo diplomatico è questa pergamena del 1581. Come dicevamo, la pergamena è un materiale molto robusto, realizzato con la conciatura di pelli animali, generalmente di ovini, più raramente di vitelli, e quindi si conserva perfettamente. E lo vediamo perché nonostante abbia 400 anni, anche questa pergamena è perfettamente conservata. Il documento è riccamente decorato ai bordi ed è emanato dalla Cancelleria Pontificia. Si tratta infatti di una concessione di privilegi e di indulgenze che il Papa Gregorio XIII concede alla Confraternita del Santissimo Sacramento, che aveva sede nella Cattedrale di Borgo, grazie alla mediazione del potente cardinale Alessandro Farnese, fratello di Ottavio, che in quel momento era duca di Parma e Piacenza, sotto cui ricadeva anche Borgo San Donnino. A sinistra vediamo lo stemma del Papa Gregorio XIII, che è costituito dal drago e dalle chiavi di San Pietro, il drago era nello stemma appunto del Papa. In alto un ovale con la Vergine Maria, il Bambin Gesù e il piccolo San Giovannino. Al centro un altro ovale con l'ostia e il calice che erano il corpo e il sangue di Cristo e che era il simbolo della confraternita del Santissimo Sacramento, e a destra un altro ovale che rappresenta San Donnino, che non è ancora stato decapitato, con in mano la palma che rappresenta il martirio e quindi la vittoria sulla morte, e dietro sullo sfondo si vedono le torri della nostra cattedrale. E da questa parte, da quest'altro ovale, abbiamo lo stemma del comune di Fidenza, la croce argentata in campo rosso da una parte e dall'altra l'aquila imperiale degli Svevi, che Federico II concede al comune di inserire nello stemma nel 1228.
per premiare la città per la continua fedeltà all'impero. Il documento poi nella parte inferiore presenta una plica, che è questa piega della pergamena, che la rende più robusta e quindi in grado di sostenere il sigillo metallico che concludeva il documento e che chiudeva la pergamena. L'importanza del Papa Gregorio XIII è legata soprattutto alla riforma del calendario. Gregorio XIII modificò infatti il calendario giuliano, che era in uso fino a quel momento, dal momento che ci si era accorti che c'era una discrepanza tra il calendario civile e il calendario astronomico, e la sua riforma prese il nome proprio dal Papa. Al posto del calendario giuliano si introdusse il calendario gregoriano. Cosa il Papa, in accordo, diciamo, con tutte le università d'Europa e con i principi cattolici, decise che nel 1582 si sarebbero tolti dei giorni dal mese di ottobre. Le persone sarebbero andate a letto il 4 ottobre e si sarebbero risvegliate il 15 ottobre. La conseguenza della riforma del calendario per la nostra comunità fu immediata, perché per il 1582 non si poté celebrare la festa del Santo Patrono, San Donnino, il 9 d'ottobre, in quanto quel giorno era stato tolto, e presumo si sia celebrato quindi o prima o dopo.